This is bacon. I love bacon. Do you know what bacon is? I love bacon. Do you know bacon? Yes? Okay. Julia, you're crazy. What bacon. Hey girls, we need to buy some gnocchi, okay? I love gnocchi. Ecco, lì ci ha appena detto Giulia, ma ti piace tutto. And she's right. Okay, yes. Let's find some gnocchi. Let's see. Gnocchi. Another heart. Bing, bing, bing. Here, yes. Yes, gnocchi. Here. Let's get one. Take right. One, Alicia, only one. Go. Can you reach it? Go, try. Go. You can do it. We need to buy some mozzarella cheese. To make pizza, I use this cream. This, yes, this. Can you take three pieces? Please. One, two, and three. Very good, thank you. Can you put them in the cart? It's a snacks time. We need to buy some snacks. Julia, Nicole, Chichi. Okay. For me, I love. Are you sure? Do you like them? Okay. Yogurt time. Okay. I got it. Did you get one, Chichi? Let me see, Chichi. Let me see. Yes, she got one. I got one. Okay. What about you? Are you sure? Mm-hmm. Okay. Now we need to buy milk. Gluten-free. No gluten. Okay? So, let's get ice cream. Ice cream. No, maybe. Could have been. This is ice cream. Ice cream. Okay? Put it on the list. Okay. Yes. Fa tutto lei, praticamente. After lunch, you can have some ice cream, okay? Sorbetto al limone. No. Did you choose some ice cream? No. No? Okay. No, hanno visto altri gelati. Okay. I'm starting to count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meh. Time over. Lisa, all of these are cereal. So this is cereal. This is cereal. My pointer pencil. What? My pointer pencil. Ah, just, yeah, sure. Okay. I can too. I have corn. Ah, okay. Okay, now we need to buy some cereal. We are done. I'm exhausted, but yes, very good. We're done. So, Lisha, did you have fun? It was fun? Yes. Say bye-bye. Bye. Bye. Le mie assistenti. Bye. Notebook words. Notebook words. Il nostro esperimento continua anche a casa. Siamo appena tornate dalla spesa. Adesso ho detto ovviamente a tutte le ragazze: go and wash your hands. E loro sono andate in bagno e hanno lavato le loro manine. Right? Yes. And here she is. Wash your hands, baby. Giulia. Bubble. She's making bubble. Vabbè. Comunque, adesso vado a chiamarle, loro stanno giocando, vado a chiamarle e perché devono preparare la tavola. Vediamo. Vado. What are you doing? Okay, girls, it's time to set up the table. Set up the table in the kitchen. Let's go.
Come on, set up the table. In the kitchen. Ok, Giulia. You are not cleaning up anymore. Get this, put it on the table. Yes, okay. On the table. Now you need to get napkins. No. No? Fork. So, Nishan. Spoon. Knife. This is a fork. Put the fork there. Here. Nishan. This is a napkin. Put the napkin here. Under the fork. Now she knows, she knows. Lisha, you need to get two more cups. Cups. What? You remember cups? Cups. Yes, really good. Now you need to get a water bottle. Water bottle. Show me. Yeah, she got the water. There. On the table. Good. Eccoci qui, abbiamo finito la nostra spesa, abbiamo preparato la tavola, abbiamo continuato a fare tutte le cose che normalmente facciamo in inglese. Adesso tutte le parole che abbiamo annotato nel nostro notebook le abbiamo ritagliate e ne abbiamo fatto delle flashcards che la bimba conserverà in uno ziploc che avevo già preparato, eccolo qui, e con queste flashcard possiamo giocare e possiamo fare un memo game o potrei, quello che faremo adesso, le chiederò, ok, show me the chicken breast, quindi le dico, indicami qual è il chicken breast, run in the kitchen, go in the kitchen, vai nella cucina e prendi il chicken breast, oppure peanut butter o shopping bag, abbiamo scritto tutte queste, milk, e prendi, fammi vedere dov'è il milk, dov'è il latte, prendilo, e oppure bacon, abbiamo scritto cheese, quindi il principio è proprio quello, divertirsi, giocare con l'inglese e imparare, perché si impara proprio così, divertendosi, giocando, sentendo parlare, ripetendo sempre le stesse parole, sempre le stesse frasi. Ed è proprio così che io ho imparato. Ed è così che io sto provando a comunicarlo, a trasmetterlo ai bimbi. Eccoci qui, io il mio piccolo esperimento. Bellino. Io e Licia abbiamo finito per oggi. Adesso vediamo se si ricorda bene qualcosa. Proviamo, mettiamola alla prova. So, Licia. Look at the flashcards. Take the cheese. Wow, you're great. She's great. Ok, noi abbiamo finito. Io adesso non so più parlare in italiano perché quello devo parlare solo in inglese. E we say bye bye. Bye. E ci vediamo al nostro prossimo video, al prossimo esperimento. Continueremo su questa strada dell'insegnamento dell'inglese. Non mi piace tantissimo dire insegnamento, è più, non lo so, comunicare questo inglese e soprattutto trasmettere il principio che non bisogna aver paura di imparare nuove lingue, perché è bellissimo e soprattutto può essere molto molto divertente. So, English is fun. Bye!